Il nome dell'arte. Bravo, l'ho trovato sul fine. Guardavo sul fine, però più o meno avevo detto. Brasiliano quello che conoscevo. Ah, quell'altro, brasiliano, quell'altro è quello pelato, piccolo. Sì. Brasiliano. Insomma, Tommaso Cirillo, non Maltese. Sì. Alto Tessino.
partiti al fuoritari con la prima palla al centro per la SNC Civitavecchia. Tuscolano, la squadra che gioca in casa oggi. Civitavecchia ovviamente in esterna. Partita importantissima perché le due squadre vengono da due vittorie, scaccia crisi nell'ultima giornata, soprattutto importante quella del Tuscolano che ha centrato la prima vittoria in campionato e soprattutto in trasferta in quel di Messina. Subito un controfallo dall'arbitro brasiliano a Romiti e quindi può scendere la Roma. Tuscolano per la sua prima azione di attacco. Gli arbitri sono Cirillo e Brasiliano. Palla a fondo, quindi si resta dopo un minuto di gioco effettivo 0-0. Schermaglie, vedete che si fatica a trovare il compagno libero. Romiti si dà da fare al centro boa, il tiro da fuori, poi c'è la parata di Correggia e senza problemi la palla torna nelle sue mani. Sapete che a Fuori Italico c'è il problema del sole, quindi dà fastidio a noi, dà fastidio alle riprese. E poi siamo ancora nella parte buia della opportunità, poche luci, anzi tre luci, 7 secondi, deve buttare via la palla l'attaccante del Tuscolano, così è infatti. Alla lunga che arriva a 5, il tiro, la parata è sempre di Correggia. Ancora il Tuscolano in avanti, fallo semplice e fa il gol. Segnato Casciotta del Tuscolano. Allora Sebastiani, numero 12, scusate, e Tuscolano avanti al primo vero tiro in porta della gara, 5:40 del primo tempo, ancora da giocare sul cronometro. Palla che ancora gira solo per linea centrale, la palla arriva dentro ma non la raccoglie, e quantomeno non gliela fanno raccogliere i difensori del Tuscolano a capitano Civitavecchiese Romiti, che resta anche indietro e quindi blocca anche un difensore. Controfallo all'attacco del Tuscolano. E Visciola in possesso di palla, palla a posizione 1. Simeoni, palla che va dentro ma è troppo morbida per arrivare a Romiti e quindi rimaniamo sull'1-0. Tanto siamo arrivati a 4:20 di tempo da giocare. 1-0 Tuscolano al Fuori Italico sul Civitavecchia. Siamo alla 9ª giornata del campionato. Non ce la fa a tirare la posizione 1 l'attaccante romano. Palla che va fuori, ma sono 6 secondi per giocare questa azione di attacco. C'è il tiro, la parata di Visciola, rimessa ai 2 metri, dice l'arbitro Cirillo. ...15 secondi rimasti sul cronometro. Palla viene smorzata da Paglierini, che potrebbe fuggire via in sovrannumero sulla corsia 1. Lo fa ma senza molta intensità,
palla che arriva dall'altra parte in posizione 5, il tiro, la parata ancora di Correggia, poi ostacolato Castello che non può recuperare il pallone. Rimaniamo sull'1-0 interno, 3:30 intanto sul cronometro, restano da giocare in questo primo tempo. Palla ancora in posizione 5 per squadra avversaria, poi viene recuperata dal Civitavecchiese, poi di scaramucce tra i due. Centralmente si libera il giocatore Civitavecchiese e il gol. Leonardo Checchini si era ben liberato al centro dei 6 metri avversari e ha freddato il portiere Correccia, il portiere della Roma Tuscolana. 1-1 quindi a 2:52. Solita conta dopo una rete subita o segnata da parte degli arbitri per controllare che i giocatori in acqua siano effettivamente 12 più i due portieri. Ancora in attacco il Tuscolano, guadagna falli semplici, nel frattempo si avvicina, adesso la palla è ai 6 metri, controfallo fischiato al centrale avversario, per cui Bisciola, Ballarini, 16 secondi sul cronometro, centralmente arriva il pallone, ancora siamo lontanissimi dalla porta, poi c'è il fallo nella posizione 1 sul Castello, 6 secondi, bisogna dare la palla dentro, lo fa. In questo momento ha sempre un fallo semplice, quindi 2 secondi per tirare. C'è l'espulsione. L'espulsione guadagnata dalla Civitavecchia in attacco proprio allo scadere dei 30. Quindi adesso ce ne sono tutti in attacco. I 20 secondi dell'espulsione. La palla però gira malissimo, molto lenta. Ecco che arriva al centro. C'è la rete del Civitavecchia. Simeoni dal centro in superiorità numerica porta in vantaggio il Civitavecchia, 1:40, 1-2 il punteggio. Castello e Simeoni, Tuscolano, nessun cambio. Con la palla che gira sulla tre quarti da una parte all'altra, sono 9 secondi, la deviazione della mano di un difensore, palla alta sopra la traversa, Bisciola può recuperare e ridarla al suo compagno. Palla dentro, agganciato, e poi la palla che rimane sotto la traversa e non varca la linea immaginaria. Bello il tiro al volo dell'attaccante Civitavecchiese. Rimaniamo comunque sul 2-1 esterno. Secondi, la palla ancora nelle mani dell'attaccante avversario, 6 secondi, non se la sente di tirare ma adesso la deve mollare, sono scaduto il tempo, 31 alla termine, Bisciola subito in posizione 1, la Civitavecchiese prova il tiro, la palla che va sul palo e torna in acqua viva, la recupera Civitavecchia, altri 20 secondi. Può giocare tutti in attacco
ed è il tempo che in pratica rimane sul cronometro, 10 secondi adesso. Attenzione, guadagna ancora l'espulsione il Civitavecchiese in attacco, quindi può gestire questa palla in attacco, ma soprattutto la prossima deve tirare, lo fa in ritardo. Comunque finisce il primo tempo, Tuscolano 1, Civitavecchia 2. Partite per il secondo tempo, Civitavecchia vincente dopo i primi 8 minuti di gioco del primo tempo. Dalle altri campi, Cusso Nive batte per adesso 3-2 la Roma Visnova, e poi a Catania la sorpresa è che l'Acqua Chiara sta vincendo 4-1 per il momento. Tutti gli altri o non sono iniziati o sono sullo 0-0. Attacco del Civitavecchia che conquista la seconda palla al centro, dentro c'è Romiti a guadagnare, ecco che prende il pallone, lo aggancia, palla però è alta, ha preso bello lo spazio e il tempo all'avversario, le ha lasciato mezzo metro dietro, ma sulla girata non è stato preciso nel colpire la porta del portiere Correggia. Ancora in attacco il Tuscolano, posizione 1, palo pieno, salva Visciola che adesso recupera il pallone ricevuto da Simeoni, che ha sprecato l'occasione dell'1-3 mandando a infrangere la palla sull'incrocio dei pali. 12 secondi per giocare in attacco, palla ancora dentro ma non può far nulla Romiti. Correggia la recupera. Tuscolano, c'è un 2 contro 1, scende solo in posizione 5 il giocatore e c'è il pareggio. De Santis. Il gol è stato realizzato dal numero 11 Botto. Parità 2-2, proprio il giocatore che esce adesso dall'acqua per rifiatare per qualche istante
insieme al compagno di squadra Gian Domenico, Gian Giacomo. Tutto da rifare per il Civitecchia, 2-2 quando sono trascorsi un primo e 40 secondi del secondo tempo. Correggia si oppone a tiro di Simeone, poi la palla cincischia un po' tra le varie mani, la recupera Castello. Ballarini, poi la palla finisce sul fondo. 2-2, 5:50 prima del riposo lungo. Tuscolano in avanti, solo che il centrale guadagna l'espulsione, va fuori Checchini, superiorità numerica per il Tuscolano. Un buon giro palla per il momento, 8 secondi, bisogna poi tirare, lo fa e con un po' di aiuto del palo e la bravura Visciola riesce a recuperare il pallone che saltellava sulla linea. Intanto non si lamenta nessuno, né pubblico né giocatori avversari, quindi tutto a posto. Castello e poi il tiro e il gol del Civitavecchia. Pagliarini Luca, 2-3 Civitavecchia. Dei cambi, l'ultimo a uscire dalla vasca è stato Romiti. Tuscolano che prova a raggiungere la seconda parità della gara. Ricordiamo l'andamento 1-0, 2-1, 2 pari, 2-3. Questi sono i parziali fino adesso. Ancora un'espulsione guadagnata dal centro della Tuscolano che poi realizza. Casciotta ha guadagnato una bella espulsione mandando fuori Ballarini, poi sul secondo, sulla palla che gli è stata restituita, ha segnato beffando Visciola, quindi 3 pari. Tuscolano che a 4:20 ritrova la seconda parità. È tornato collegato anche la piscina della Scandone di Napoli con la Cesport, che in questo momento sta perdendo 1-2 a favore dei Muri Antichi. Copral, attacco del Civitavecchia, 4 minuti adesso prima del riposo lungo. Simeoni a tirare lui a 4 secondi dal termine del possesso palla. Correggia non si lascia sorprendere e quindi si nota subito dall'altra parte. Rigore. Rigore a favore del Tuscolano, è stato Taradei che ha commesso il penalty sulla bella azione che sarà liberato l'attaccante romano in pronto al tiro. Quindi rigore per il Tuscolano sul 3 pari.
parata di Viscola, la parata di Viscola che neutralizza a 3.30 il rigore per il Tuscolano, e quindi dà e incita subito i suoi ad andare avanti. Posizione 1 Civitavecchia, palla centrale, viene smorzata dalla difesa da un doppio intervento difensivo, quindi si rimane sul 3 pari a 3.14 dal termine del secondo tempo. Ancora attacco del Tuscolano, salta il difensore civitanchese Checchini dell'occasione, ha avuto la meglio. Civitavecchia avanti, il tiro, palla che rimane là tra la traversa e la linea di porta, Correggia se ne accorge e recupera subito la sfera. 3 pari, 2.20. Intanto il Messina vince 7-3 con la Roma Visnova in casa. Palla alta e l'Acqua Chiara sta vincendo a Catania 5-3. Palla che arriva in posizione 5 come voleva Pagliarini, fallo semplice sul Civitavecchiese. Palla che va fuori, mancano ancora 16 secondi per il possesso palla, quindi c'è tempo per imbastire un qualcosa di positivo, anche se la palla non gira più la stessa velocità di prima, 4 secondi, bisogna tirare. E allo scadere Correggia senza troppi problemi recupera il pallone. 1.28 adesso. Gol. Gol di Tulli per il Tuscolano che a uomini pari ha beffato tutti, Viscola compreso. Cambione all'americana per Pagliarini, 5 uomini credo, sì, adesso diventano 6 per questi ultimi 78 secondi di gioco del secondo tempo. Dentro a Romiti che però non la riesce a tenere viva, Correggia la recupera. La posizione 1 attacca al Tuscolano, palla che torna indietro, sono 10 secondi per il possesso palla. Secondi, può gestire la palla fino al termine di questo secondo tempo il Civitavecchia in attacco. Palla ancora nelle mani del portiere Viscola. Checchini. Palla dentro per Romiti che guadagna l'espulsione di Zancari. Palla buttata via dal Civitavecchia, questo tiro un po' affrettato. E finisce qua il secondo tempo, 4 Tuscolano, 3 Civitavecchia. Thank you.
palla per la terza volta, lo scatto al centro del Civitavecchia che in questo istante sta perdendo all'inizio del terzo tempo 4-3 al Foro Italico contro il Tuscolano. Le altre piscine, Cussunim, Messina, Roma Visnova 7-4, Cesport, Copral, Muri Antichi 3-2, il tiro fuori, tiro da fuori del Civitavecchiese. A Catania l'acqua chiara rimane in vantaggio ma di un solo gol, 5-4, così come qui 4-3 per il Tuscolano. Le altre due partite giocano alle ore 18. Viene dato il gol al Tuscolano. È Lotto che ha segnato il 5-3. Tiro che, come già in due volte precedenti, una per parte, era rimasto in acqua via, questa volta per l'arbitro Cirillo, che era sulla linea, ha decretato la rete a vantaggio del Tuscolano. Doppio vantaggio, è la prima volta in questa gara che c'è un doppio vantaggio tra le due formazioni. Palla in attacco visto a Romiti dall'arbitro brasiliano. Rimane indietro Romiti, quindi praticamente è un uomo in più. Ecco che la palla può arrivare a Visciola, è solo al centro boa Civitavecchiese che va a segnare la rete d'astuzia. Cinque-quattro. Davide Romiti che è uscito adesso. L'azione precedente si era attardato in avanti, ha preferito rimanere lì da solo, scoprendo un po' la sua difesa, a marcare un uomo in più della squadra avversaria, che però ha perso palla e quindi lancio lungo di Visciola e il quarto gol del Civitavecchia. 5-4 adesso, 6-20 sul cronometro prima di andare all'ultimo riposo. Fallo semplice sull'attaccante avversario, ancora la palla che esce lì esterne, sono 5 secondi, il tiro da lontano, la palla è fuori. Si è un po' di stanca, mette al centro dell'area avversaria, c'è l'attaccante Civitavecchiese che viene marcato a vista, vedete come può, però aggancia con quella palla per ridarla fuori. 5 secondi per giocare il pallone, poi lo perde, perde Simeoni. Torna avanti il Tuscolano con Gian Giacomo. Secondi per questo possesso palla, poi c'è fallo conquistato in difesa dalla Civitavecchia per un bel anticipo e quindi la palla torna a Visciola, tutti marcati. Ecco che si ferma Simeoni per regolare il pallone dal portiere. Gira solo da posizione 1 e 2, adesso arriva a 5, però non è precisa, 2 secondi il tiro, la palla è fuori. Molto lenta la seconda fase, quella dell'esecuzione da parte dei Civitavecchiesi, che alla fine si tirano, ma tanto per farlo.
Tuscolano centralmente il tiro, la parata di Viscola. Attenzione che c'è ancora un controfallo a favore della formazione di casa, quindi palla che torna in attacco, palo pieno e poi la palla che viene recuperata da Castello. Occasionissima per il Tuscolano. Attenzione, adesso c'è l'espulsione a favore del Civitavecchia, c'è l'uomo in più, va fuori il numero 4 Gian Giacomo, quindi uomo in più per il Civitavecchia, ancora 15 secondi, palla che gira solo però centralmente, ecco che si incrocia, centrale il tiro, ancora un palo, palla ancora del Civitavecchia, sta rientrando il giocatore, la palla sotto, la deviazione e il gol. Stefano Ballarini per il pareggio, in tepin volante sotto porta romana, difesa da Correggia, tutto da rifare per le due squadre, siamo sul 5-5, partita tutto sommato molto corretta, 4 falli al Tuscolano e 3 al Civitavecchia. Queste sono le penalità per adesso sanzionate dalla coppia arbitrale, che è composta da Brasiliano e Cirillo. Espulsione per questo intervento difensivo dei Civitavecchiesi, time out. Time out Tuscolano. Nuoto Catania ha raggiunto il pareggio nella sfida interna con l'Acqua Chiare, 6-6, 8-5 invece a Messina, tra Messina e Bisnova, e poi questo risultato anche qui di parità, 5-5, attacco in superiorità numerica della Tuscolano. Gol in posizione 5 con Sebastiani che incrocia bene il pallone ricevuto in superiorità numerica, riporta avanti la squadra di coach Neroni. Comunque un bel giro palla in questa occasione. Si riparte 2:50 in questo terzo tempo, poi gli ultimi 8 minuti. Sette secondi per tirare. Il tiro è gol. Checchini. 6-6. La palla che ha girato a posizione 2, posizione 3, finché Checchini ha trovato il pertugio giusto per battere Correggia. 6 pari adesso, 2 minuti e 29 secondi prima di fare l'ultimo riposo. Ragazzi!
esecuzione di Lotto. Pisciola non si fa sorprendere, c'è la controfuga dall'altra parte, interrotta positivamente dal recupero difensivo dei romani, che adesso ripartono all'attacco, ricerca dell'ennesimo vantaggio. Tuscolano. Graziosi riporta avanti i romani a 1.33, un tiro da fuori pure questo come quello di Checchini. Si riparte, 90 secondi e poi saremo nel quarto tempo, siamo 7-6 per il Tuscolano sul Civitavecchia, è la nona giornata del campionato di Serie A2, girone di andata. Palla che scivola dalle mani dell'attaccante civitavecchiese, 5 secondi, bisogna tirare, lo fa, la palla è alta sopra la traversa, Civitavecchia. Controfallo ai padroni di casa, che lasciano quindi il pallone in attacco, schierato il Civitavecchia. Tutti i 20 secondi per giostrarsi questo pallone. Palla che ancora viaggia tra i due laterali e poi Checchini non tira. Perde palla. E c'è chi rischia la controfuga avversaria, che non è avvenuta per un buon recupero difensivo dei suoi giocatori. Comunque 7-6, 33 secondi, di cui 19 Tuscolano li può giocare in attacco di questo terzo tempo. Recupero difensivo perfetto per i civitavecchiesi, poi Pisciola. 15 secondi al termine del terzo tempo, l'arbitro vede solo la spinta, a voi giudicare l'operato di Brasiliano in questa occasione. Si chiude la terza frazione, 7-6 per il Tuscolano, che resta in vantaggio di una rete. 8 minuti a termine, tra poco.
Partiti, ultimi 8 minuti, in vantaggio il Tuscolano 7-6 sul Civitavecchia. Nel frattempo c'è stato il bel recupero del Catania sull'Acqua Chiara, che conduceva 6-4 fuori casa. Adesso è Catania avanti 9-6. Lo scontro al vertice tra le due formazioni di testa. Tuscolano che non riesce a trovare lo spazio per il tiro, ancora la palla è ferma lì. Rimessa ai due metri per la parata di Viscola sulla bella girata del centrale avversario. 7-6 rimane il punteggio, è andato via 27 secondi degli 8 minuti del quarto tempo. Sette secondi per il Tuscolano, neanche più uno perché l'arbitro ha visto palla a fondo. Avanza e supera la metà vasca il Civitavecchia, palla in mano a Checchini, poi un gioco a Simeoni, allora poi si ferma lì, ferve la verve. Ancora prova il tiro da lontano, la palla viene deviata, nulla di fatto. 7-6, 6-48. Doppia espulsione. Espulsione con sostituzione di Pagliarini. Arbitro brasiliano. Palla ovviamente in attacco al Tuscolano. Decisione che lascia perplessi in tanti. Tuscolano in avanti, la difesa del Cecchia cerca di stringersi. Siamo già col Tuscolano avanti di uno, attenzione, sotto porta il gol. Salvatori Teippin. 8-6 Tuscolano, per la seconda volta la squadra romana va in doppio vantaggio, ma questa volta siamo a 6-20 dal termine della stessa gara. Ripartire, la fanno in mano ai Civitavecchiesi, che ovviamente dopo il gol subito devono cercare di serrare subito le fila. 6 minuti adesso al termine. Parata di Correggia toglie le speranze al tiro dei Civitavecchiesi. 5-50 adesso, attenzione adesso il controfallo è fischiato agli attaccanti del Tuscolano. È la rete di Checchini, che si approfitta del controfallo e si libera solo davanti. Munizione generale alla squadra del Tuscolano. È brasiliano, in questo momento sta entrando
dei protagonisti a suo malgrado di questa gara. 8-7 adesso, 5-42, una vita. Sempre Tuscolano avanti che prova a liberare qualche giocatore, 6 secondi, persa la palla, press del Civitavecchia ha effetto, può volare via in controfuga. Minisini fermato fallosamente, la palla in attacco, 14 secondi, Sipioni prova a stringere, prova lui a tirare la palla sulla traversa, la palla che va fuori, poi la recupera il difensore del Tuscolano, correggia, si fa dare il pallone, 4-48, 8-7 il punteggio. Ancora in attacco il Tuscolano, 5 secondi per possesso palla, tiro, la parata di Visciola che poi deve difendere la sua respinta. Palla che rimane al Tuscolano, espulso Visciola. Ha segnato Salvatori, ammonizione a Pagliarini, ovviamente ha protestato a Brasiliano per questa espulsione di Visciola. E come temevo, vedete, questo arbitro ha nel suo DNA il fatto di diventare protagonista nella parte finale della gara. 9-7, 4-20 sul cronometro. Questa rete che l'ha segnata Salvatori, ma diciamo che l'espulsione di Visciola grida molta vendetta. Vediamo da quest'altra parte che succede, torna sempre due gol avanti a metà del quarto tempo il Tuscolano, adesso c'è il uomo in più e il gol del Civitavecchia. Castello dalla posizione di Mancino approfitta dell'espulsione dell'avversario e va a segnare il 9-8, 3-59 sul cronometro. Chissà quante ancora ne dovremo vedere di questa gara non bella dal punto di vista tecnico ma molto agonista. Tuscolano sempre avanti di uno, controfallo, pallone che torna alle mani di Visciola per il Civitavecchia che può andare avanti alla caccia del pareggio. Simeoni carica due o tre volte, poi Checchini, due o tre finte, Checchini gol, 9 pari, doppio vantaggio annullato al Tuscolano a 3-20 dal termine, 9 pari. Cambi pronti a ripartire in questo momento. Fatto a Messina 13-8 per il Visnova che sta perdendo, a Napoli vince Catania Muri Antichi 5-7-5, a Catania 13-7
Catania Acqua Chiara. Il gol del Tuscolano. Sebastiani riporta subito avanti il Tuscolano. Nove, ricordiamo il punteggio. Simeone e Checchini portano, stringono sulla tre quarti la difesa avversaria, ancora Checchini, tiro, la deviazione, correggia, recupera il pallone su un Romiti che cercava di insediarlo. 2-18. Alta sopra la traversa la conclusione dei romani. 2-0-5. Pratica tre azioni sicure. Vediamo la prima del Civitavecchia in avanti. Minisini, Checchini, ancora Minisini, poi perde palla, la recupera il Civitavecchia in posizione 5, poi c'è il fallo in attacco. 1-40. Ancora nelle mani del Tuscolano, ancora 15 secondi, ma il tempo intanto scende sotto i 90 secondi di gioco effettivo. Time out Civitavecchia, 1-17 sul cronometro. Sono 77 secondi quelli rimasti sul cronometro per il Civitavecchia per cercare il gol del 10 pari. Partita che ha visto quasi sempre inseguire i tirrenici, solo tre volte sono andati avanti di un gol, per tre volte invece il Tuscolano è andato sopra di due. Là dentro Civitavecchia c'è l'espulsione del numero 9 del Tuscolano, che è Sacco. Attenzione, c'è un'altra espulsione del Tuscolano, siamo 7-5. Vediamo se riesce questa conclusione, palla che ovviamente pesa ancora tanto. Il tiro e il gol, Castello in doppia superiorità, pareggia Civitavecchia a 49 secondi e 5 decimi. Quindi che significa? Ci sono due azioni, una per parte. Thank you.
Scolano in avanti ovviamente dopo il gol subito. Palla, l'attacco del Civitavecchese oltre la metà vasca. Pressing alto di tutto il Civitavecchia, 12 secondi rimasti sul cronometro. Palla ancora larga, 5 secondi, controfallo, controfallo a favore del Civitavecchia, quindi la palla torna nelle mani di Visciola, 20 secondi, time out ancora. Sarà liberato solo Castello, però ormai è stato chiesto il time out. 18 secondi precisi prima di andare direttamente negli spogliatoi, punteggio in perfetta parità, 10-10, l'ultimo a Tucela Civitavecchia. Nel frattempo nette per adesso le vittorie parziali di Messina su Roma Visnova 13-8 e di Catania su Acqua Chiara 13-7. A Napoli il Muri Antichi Copra vince 7-5 e qui siamo sul 10 pari. Queste sono le partite che si giocano, a nord iniziano tutte adesso o dopo e anche nel sud le ultime due iniziano alle 18. Bisogna ovviamente giocare la partita fino al termine per non concedere nulla, portare a casa almeno il pareggio, però vedremo che esce fuori. 5 secondi, deve tirare dal centro, la parata di Correggia e la partita finisce qua. È un time out chiesto da Neroni, manca un decimo solo per andare direttamente negli spogliatoi. Siamo con l'Acqua Chiara. Nelle mani della Tuscolano, manca un solo decimo a terminare la gara, finisce in questo momento. Tra le proteste del Tuscolano, tutti fermi i giocatori, finisce la partita, c'è anche l'espulsione del numero 10 del Tuscolano, Liolli. Ovviamente l'arbitro è brasiliano. Finisce così la gara, gli allenatori si danno il 5, si salutano. 10 pari a Roma tra Tuscolano e SNC Civitavecchia per quanto riguarda Trip TV tra circa meno di due ore. Da Latina ancora daremo in diretta la palla a nuoto. Anzio, Roma 2007.